Allora, scontro Saiyan, direi. Eccoli! Ok. E questi, bene o male, già li avevamo visti nei vecchi trailer. Clashone spacca tutto. E partiamo alla grande. Bello il mio Frieza. Bello lui che fa esplodere tutta la Mac. Figo, 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 raga. Broly. Ok. Ok. Carrellatona di personaggi tipo l'altra volta. Tanta roba, tanta tanta roba, tanto tanto hype. Basta, finito. No, eh. Vediamo un po'. Ciao a tutti. Ok, leggete per i fatti vostri, raga. Sono felicissimo, non sembrerebbe, frate. A meno che non ti stiano facendo lavorare da tipo 54 ore filate e poi ti hanno piazzato davanti alla camera. Dragon Ball Games Battle Hour 2024では宿命のライバルである悟空とベジータにフォーカスしたトレーラーを公開しましたので Allora, il secondo trailer. Ok. Sì, penso che l'abbiamo visto tutti quanti, bro. たくさんのファンの皆様からの温かい声を聞いておりましたので A voglia. 改めてこの場をお借りして感謝申し上げます。 Dragon Ball Sparking Zero は単なる新作のゲームではなく 欧米では武道会展開地として 日本およびアジア地域ではスパーキングでおなじみのシリーズ最新作となっております。 È il Toshi della situa, raga. バトルシステムに関して un po' meno allegro. Cioè, capite quanto siamo fortunati a aver Toshi, è bello carico. Potrei che ci parla in inglese, raga. In un buon inglese, raga. Vediamoci sto gameplay. Lasciamo star Toshi. Grande Capotoshi. Figo, 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 figo. Molto clean. C'è anche un po' di ad. Interessante. Allora, i classici teleport che abbiamo imparato a conoscere. Figo come la telecamera segue il tutto all'istante proprio. Non sembra che si crei confusione. Bella tutta sta interazione col terreno. I movimenti di camera, raga, mi piacciono una cifra. Tanta roba, raga, ma quanto è già bello pulito. Ok, i vestiti classici che si spaccano. E sban, sono partiti anche i nostri, bellissimo. Allora, qua si stanno caricando a bestia, vediamo se si trasformano, forse no. Parte un super attacco che sta consumando la barra d'energia. Che bomba! Cioè, diciamo, sembra più picchiaduro vero rispetto ai vecchi episodi. E questo è un complimento. Poi chiaramente resta un arena fighter anime, ma sembra un attimino forse più tecnico. Raga, graficamente, animazioni, tutto quanto, bombissima. Trasformazione anche per Vegeta, ok. Cioè, una delle cose più scomode volendo vedere dei vecchi episodi era la telecamera che in queste situazioni qua, raga, si perdeva troppo via. Ma invece mi sembra che faccia un lavoro sopraffino per tenere tutto quanto comprensibile, nonostante su schermo stiano partendo 1800 cose.
Ok, cos'è sta cosa qua? Una super attacco praticamente che boostiamo premendo il grilletto. Well clash questo. Attenzione, c'è da caricare coi tag. Non ci spacchiamo gli analogici, ma ci spacchiamo il tasto triangolo a quanto pare. Figata, figata la chiusura dell'animazione. Addio Vegeta. Strano che abbia perso Vegeta, raga. Figo, 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 raga. Tantissima roba. Tanta, tanta roba. Vediamo che ne dite qua in chat. State godendo? State godendo? Una bombazza. Ottimo, ottimo, ottimo. Rimetto full screen. Allora, vediamo un po' le info che ci danno. Ok, sì, c'è ancora lo slancio del drago per andare dritti per dritti verso l'avversario. L'azione impatto che danno vita intensi confronti a mani nudi o scontri tra colpi energetici. Ok, dedicato molta attenzione anche agli aspetti grafici, in modo che oltre all'emozione possiate avvertire anche il divertimento nel guardare le battaglie. Ed effettivamente sembra di guardare un cazzo di anime. Tantissima roba, raga. Capiamo se ci danno ancora qualche info. Da quant'è che è iniziato? Dovrebbe esserci ancora qualcosina. Ok, novità infatti. Capiamo. Meccanica base della serie, ma durante i lavori ne abbiamo modificate alcune e aggiunte altre per esprimere la velocità e l'unicità delle battaglie di Dragon Ball. Ok. Analizziamone 4 in particolare con l'aiuto del video precedente. Capiamoci. Uno dei cambiamenti maggiori è stato accelerare il movimento normale rendendolo rapido quanto lo scatto del titolo precedente. Inserire uno slancio breve con cui spostarsi a velocità fulmine con un comando dedicato allo scatto. Quindi è tutto quanto più rapido. Ah, per più azioni di movimento, attacchi estemporanei, azioni più complesse. Infatti dicevo, sembra più picchiaduro rispetto a prima. Ok, si può schivare un attacco, uno slancio breve in base al vostro playstyle. Oltre alle azioni base, questa aggiunta introduce anche azioni che consumano la riserva abilità accumulata nel tempo in battaglia. Il contrattacco vendicativo vi permette di rispondere a un attacco nemico. È un'azione che genera attacchi a difesa rapidi caratteristici di Dragon Ball, come vediamo nelle store, in cui i personaggi attaccano. Raga, va veloce però il bro. Comoda a dirlo in giapponese. Ok, quindi ci sono roba che partono unicamente se abbiamo abbastanza barra carica, da quanto ho capito, alla svelta. Abbiamo una nuova azione che consuma aura detta assalto evanescente, in cui potete... Sono certo che avrete questa nuova opzione. A media distanza è difficile scegliere se attaccare da lontano o avvicinarsi. Ok. Potevo anche non correre così tanto. Crediamo che queste nuove funzionalità renderanno gli scontri più strategici e più in linea con Dragon Ball. Spero che questa sia... Ok. Bro, direi che con questo gioco qua, con questo titolo qua, c'hai già la carriera assicurata, frate. Hai la carriera assicurata se non lo fa cappi male. Personaggi di Dragon Ball Super, siamo entusiasti di svelare un nuovo trailer con molti altri combattenti che si uniscono alla rosa. Ora? Proprio ora? Ora tipo quello uscito prima. Proprio ora, raga, proprio ora! Vediamocelo! Ok, tutta la griglia personaggi. Buff Trunks. Bello, bello, bello.
Dispo! Possente Dispo contro Buff Trunks lentissimo! Ma non c'è scontro! Mamma mia, ma quanto sono belli gli attacchi! Kakunsa! Pure lei contro Buff Trunks! Poverino, che ha fatto di male? Contro tutti i più veloci del torneo del potere! Master Roshi Max Power! Fighissimo, raga! Ma che bello che sei! Androidi? No, Nappa! Ok! Usce Barter! La mia squad! Bellissimo! Oppo! Wow, belle le interazioni. Jace, ok. Beh, voglio vedere Guldur e Kuma adesso. E il capitano, ovviamente. Fighissimo l'attacco combinato, raga. Mamma mia, altro che Legendary Finish. E il capitano non me lo fai vedere. Che me ne frega di Kale. Sì, carino Broly, ma dov'è Ginyu? Dov'è Guldo? Ah, magari arrivano per salvare la situa. Vabbè, scherzi a parte, figata, è lo scontro che un po' tutti si aspettavano. Hit! Bello! Time skip! Esaltantissimo! Raga, io voglio una data d'uscita, mi serve una data d'uscita. Cioè, raga, sta roba qua è magnifica. Datemi una data d'uscita. Wishlist now. Sì, qua è Sandland, mi danno la data d'uscita. Fighters. Breakers. Dov'è la data d'uscita? Dov'è la data d'uscita? Basta Xenoverse 2, lasciatelo morire quel gioco. Non c'è la data d'uscita.